Buonasera e buon Natale a tutti. Un fiume di aria fredda a 10.000 metri di quota dall'Islanda attraverso la Scozia, l'Irlanda, il Golfo di Biscaglia si sta dirigendo verso sud, la Spagna, il Mediterraneo occidentale, introducendo un nuovo peggioramento. L'aria fredda si manifesta a quote anche basse attraverso il meccanismo del temporale, queste torri di vapore che riescono a sollevare grandi quantità di aria ma poi di nuovo le gettano verso le quote basse dell'atmosfera. Sia l'aria si muove in orizzontale parallelamente alla superficie terrestre e percorre le valli strette e lunghe, le valli moreniche, le valli come la Valle del Rodano, e lì il vento fischia, urla e poi si getta nel Mediterraneo con forza. Il maestrale arriva sulla Sardegna ancora abbastanza intenso, fino a 90, anche a raffiche di 100 km orari, e a forza sufficiente per arrivare con energia fino alla Sicilia e fino al basso Tirreno. Ora c'è stata oggi quell'attesa, quella pausa già descritta dal collega, era una promessa, le previsioni stanno andando veramente bene e così naturalmente di conseguenza non sta andando il tempo. Domani sappiamo ci sarà un nuovo peggioramento. Ci arriviamo subito, vediamo le temperature. Ecco le minime italiane, diminuzioni rispetto a ieri in Liguria e al centro-sud, 7 gradi in meno a Firenze e a Roma. La temperatura più bassa è di Bolzano, 8 gradi sotto zero. È prevista un'ulteriore diminuzione questa notte. Vediamo i valori delle 13, ecco gli aumenti al nord rispetto a ieri, specie a Torino 9 gradi in più e a Milano 6 gradi in più. Diminuzioni invece nella Venezia Giulia, al centro e al sud, soprattutto a Potenza 8 gradi in meno e Trieste 6 gradi meno di ieri. Previsione ulteriore diminuzione nelle regioni nord-occidentali, al centro e in Sardegna. Ecco la carta del tempo, ecco Santo Stefano, niente di buono come si capisce subito da quella stretta ragnatela di Isobare centrata proprio sull'Italia, vedete c'è un minimo sulle regioni centrali e un altro minimo poi sulla Germania. Il tempo perturbato, tempestoso ancora sulla Germania, sull'Olanda come sappiamo dalle cronache, ma sappiamo anche che è atteso questo nuovo peggioramento proprio sulle nostre regioni e saranno piogge, saranno temporali, saranno venti forti. Ecco l'aspetto positivo, ci sarà tanta neve sulle Alpi specialmente e questo naturalmente è una buona notizia per quanti amano lo sci. Poi dopodomani dovremmo avere un'attenuazione. Vediamo intanto le prospettive per il Santo Stefano. Ecco la domenica, perturbato, questa è la parola proprio sintesi, il tempo su tutta l'Italia. Temporali più probabili sulle regioni meridionali, anche in Sicilia, ma la pioggia sarà forte un po' su tutte le regioni, la neve a quote basse sulle regioni settentrionali, a quote diciamo di collina o di montagna, ecco, sull'Appennino centrale e meridionale. Una tendenza a un'attenuazione sulle regioni nord-occidentali, Corsica, Sardegna, forse se ce la fa per domani sera, domani notte sulle centrali tirreniche. I mari sono in condizioni proibitive, molto mossi e agitati, per venti moderati, anche forti naturalmente. Grazie per l'attenzione, a tutti e arrivederci.